Nuovamente buongiorno a tutti e benvenuti. Rivolgo il mio saluto a quello dell'amministrazione comunale, all'autorità civile e militari, all'ANPI cittadina, organizzatrice della concomitante manifestazione, e rappresentanti delle associazioni d'arma presenti. Alla società filarmonica Santa Cecilia presente in maniera così indiretta, con la registrazione in maniera ideale, con la registrazione degli inni che abbiamo appena ascoltato, e poi a tutte le associazioni e a tutte le cittadine e i cittadini avidianesi che in questo momento, pur non essendo qui presenti a causa del perdurare delle restrizioni, certamente si sentono partecipi di questa commemorazione importante per la nostra storia. E poi al nostro caro amico partigiano di Valle Susa, Elio Pereno, che come nessuno di noi insomma avrebbe mai immaginato di ritrovarsi qui a distanza di un anno ancora alle prese con la pandemia e con i suoi devastanti effetti. Libertà e democrazia, due valori che potevano apparire quasi dei miraggi a tutti coloro che soprattutto a partire dall'8 settembre 1943 si ritrovarono a dover combattere e a subire le peggiori angherie e i più aberranti atti di violenza. Il nostro concittadino Gianfelice Capello, catturato dai tedeschi l'8 settembre del 43 quando aveva 21 anni, ma quasi nessuno decise di aderire alla Repubblica di Salò in cambio di trattamenti migliori. Una storia di coraggio, la sua, riconosciuta oggi dalla medaglia d'oro alla memoria, conferitagli quest'anno, il 27 gennaio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui oggi, qui pubblicamente, tributiamo con orgoglio il nostro applauso. Un tema, quello degli ex inni, alla cui diffusione la nostra città ha anche contribuito attivamente, patrocinando il progetto di Tempi Morti, il cortometraggio girato in gran parte da Vigliana sotto la direzione di Damiano Monaco e Lucio Lionello, recentemente nominato al premio Sorriso Rai Cinema Channel al Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera. Mai come oggi coltivare il ricordo è indispensabile per alimentare il coraggio. Le storie dei partigiani e quelle degli ex inni, infatti, sono due facce della stessa medaglia, quelle di donne e uomini i quali ognuno a suo modo ha preso una decisione importante di resistere scegliendo da che parte stare. Ma che cosa significa essere oggi resistenti? Vorrei prendere in prestito alcune definizioni che i ragazzi delle nostre scuole, la cui assenza per il secondo anno di fila su questa piazza è motivo di grande rammarico, che hanno proposto, essendo chiamati a riflettere sul concetto di resistenza. Ne ho scelte tre. Resistenza oggi è la forma di protesta contro un mondo dominato da egoismo, interessi particolari di pochi, nel quale solo chi ha potere e soldi sopravvive. La resistenza oggi è rappresentata, a mio parere, da tutte quelle persone che combattono per i propri ideali, anche contro la maggioranza. E vi chiedo di riflettere su questo. Resistere oggi significa non restare indifferenti ai problemi e alle controversie internazionali e locali, perché l'indifferenza è il peso morto della storia. Assistiamo ad una sempre maggiore polarizzazione della ricchezza mondiale nelle mani di pochi, fenomeno che la pandemia sta contribuendo ad accentuare.
mentre le restrizioni alle quali siamo vincolati per arginarla, in alcuni paesi sono sfociate misure repressive e nell'abolizione di diritti. Essere resistenti oggi significa innanzitutto presidiare e difendere quei diritti a cui siamo stati abituati e impegnarci in ogni modo perché essi possano essere estesi ad un numero sempre maggiore di persone. E per farlo non è che si debba poi andare così tanto lontano. Lo sappiamo bene noi abitanti della Valsusa, luogo che più di altri in questo nostro paese oggi sta sperimentando una forma di resistenza. In qualunque modo la si pensi, tutti noi dovremmo essere fortemente preoccupati se a fronte di questa resistenza nessuno tra quelli che hanno il potere di farlo ha il coraggio di fermarsi e riconsiderare l'argomento, specie dopo eventi epocali come quello che stiamo vivendo. Per questo ora la scelta sta a noi. Per questo non possiamo girarci dall'altra parte, ancora una volta. Per questo dobbiamo risvegliare in noi uno spirito critico che non è necessariamente oppositivo, ma almeno è realmente consapevole. Non sappiamo quello che abbiamo di fronte a noi, né come saremo tra qualche mese o qualche anno, ma sappiamo da dove veniamo e comprendiamo il significato di una scelta dell'essere di parte e in particolare essere dalla parte di chi pone il suo benessere al pari degli altri, di chi opera quotidianamente per la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà altrui e contro l'oppressione della libertà e del pensiero. Così come, ancora dopo 76 anni, abbiamo imparato dalla lotta di liberazione e dalla resistenza. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri figli e prima ancora a Gianfelice, Ilvio, Oscar, Carlo, Giovanni, Guido e tutti quelli che con i loro nomi, sparsi per la città, ci ricordano che ogni giorno facciamo delle scelte e con esse decidiamo del nostro futuro e soprattutto da che parte stare. Viva la Resistenza, viva l'Italia e viva la Val di Susa! Lascio ora la parola a Daniela Molinero, presidente dell'ANPI Cittadina, per portare il suo saluto e il suo pensiero. Grazie, Daniela. Buongiorno a tutti e a tutte. È bellissimo essere con voi qua in questa festa d'aprile. Come ANPI abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione statica, così si chiama, perché avevamo voglia di avere intorno a noi delle persone e ringrazio chi è riuscito ad essere presente, perché è anche un segno di speranza di ritornare ad una vita civile partecipata. Quindi grazie a tutti voi, grazie a Elio Pereno che ancora una volta ha scelto di essere con noi. Il nostro nuovo presidente ANPI, Gianfranco Pagliarulo, ci invita a festeggiare un 25 aprile di nuova primavera di memoria attiva. Conquistiamo democrazia, libertà e giustizia sociale, che non sono mai date una volta per sempre. E non basta difenderle, dobbiamo espanderle ogni giorno, come se ogni giorno fosse il 25 aprile. L'ANPI Avigliana, l'ANPI Val di Susa, raccoglie l'invito e al di là delle commemorazioni ufficiali, vuole celebrare ogni giorno il 25 aprile attualizzandolo e portando nella società quei valori che spinsero le partigiane, i partigiani, tutta una popolazione ad una scelta. Dobbiamo ai nostri partigiani un 25 aprile di festa, ma anche di resistenza. E voglio concludere condividendo con voi uno scritto del partigiano e filosofo Pietro Chiodi. Orgoglio partigiano. L'orgoglio non è una virtù. Non si dovrebbe mai essere troppo orgogliosi. Tantomeno poi di aver fatto qualcosa, come il partigiano, che mirava proprio a ricostruire l'uguaglianza morale tra gli uomini, fra i cittadini, come membri di una collettività priva di discriminazioni e di meriti e di orgoglio patriottici. Sono orgoglioso di aver fatto il partigiano quando dico quello che penso, senza preoccuparmi di chi mi possa sentire, ma soprattutto quando qualcuno sostiene liberamente il contrario di ciò che penso e dico, perché so che la libertà di pensiero è la sostanza stessa dell'uomo. Sono orgoglioso di aver fatto il partigiano quando incontro l'ebreo senza triangolo giallo e il nero a braccetto con una bianca, perché so che gli uomini, a differenza dei cavalli,
non si dividono in razze. Coltiviamo col nostro impegno antifascista la speranza per una nuova primavera. Buon 25 aprile, viva i partigiani, viva la libertà. Viva il 25 aprile! Rimpiangono il fascismo perché non l'hanno provato, innanzitutto. È una cosa che è stata terribile per tanti, perché non si poteva fare quello che si voleva, bisognava fare quello che volevano. Ecco i nostri problemi che erano nel fascismo.